Isola, un altro malore per Francesca Cipriani, è finzione? Francesca Cipriani ha avvertito un altro malore sull'Isola dei Famosi, ma i suoi compagni cominciano a sospettare che si tratti di una strategia. Francesca Cipriani si è sentita male all'Isola dei Famosi ancora una volta. Il suo malore questa volta però non è stato accolto con preoccupazione dal resto dei naufraghi. I suoi compagni di avventura stanno infatti cominciando a fare gruppo per scagliarsi contro l'opinionista di Barbara D'Urso. In più occasioni, del resto, la Cipriani è stata accusata di fingere dei malori per ottenere più attenzioni. O forse anche qualche chicco di riso o qualche pezzetto di cocco in più. In ogni caso, diversi sono stati i momenti in cui l'ex pupa è stata trasportata nella clinica più vicina all'isola per sottoporsi ad accertamenti. In altro caso la Cipriani è stata anche soccorsa dal personale medico direttamente sull'isola. A sollevare la questione della presunta finzione di Francesca è stata la cantante sarda Bianca Azzei. Stanca di questi continui e poco credibili malori della Cipriani, Bianca ha parlato della questione con Nino Formicola, in arte Gaspare. Cipriani malore. Francesca Cipriani è stata così vittima di una trappola da parte dei suoi compagni per accertare le sue reali condizioni di salute. Che isola sarebbe senza un personaggio come lei? Si può dire che l'ex pupa è la vera star indiscussa di questa 13ª edizione, che fa quasi dimenticare i casi del cannagate e dell'omofobia gate. Isola dei Famosi, la Cipriani finge? Da quando ha iniziato la sua avventura sull'Isola dei Famosi in Honduras, Francesca Cipriani ha fatto molto parlare di sé. La bionda soprete ha accusato diversi malori ed è stata soccorsa dai medici appositamente giunti sulla spiaggia per lei. La scorsa notte l'opinionista di Pomeriggio 5 e di Domenica Live si è sentita male ancora una volta. Francesca ha detto di accusare forti crampi alla pancia e allo stomaco. Questo è stato raccontato per l'appunto da Bianca Azzei a Nino Formicola, il quale non ha creduto al malore di Francesca nemmeno per un istante. Per Gaspare, la Cipriani fingerebbe di stare male all'occorrenza, ossia per sottrarsi ai compiti più faticosi e da portare a termine.